Ciao Pietro, tra tutti tu sei il campeggiatore più esperto, tanto che non ti fai mancare le comodità quando puoi, come quel letto morbidissimo di quando sei venuto in Scozia per le gare di orienteering. Io invece non ho molta esperienza, tanto che quando ho deciso di andare in campeggio l'altro fine settimana ho dovuto prendere in prestito tutto: tenda, tappetino, sacco a pelo e persino lo zaino. La cosa che mi preoccupava di più era la tenda. Prima di partire ho provato a montarla in giardino, per non fare brutta figura in campeggio ed essere preparato in caso di brutto tempo. Le istruzioni erano incluse, ma in certi punti erano piuttosto oscure. Piano piano sono riuscito a capire come incastrare le varie parti, e in un modo o in un altro la tenda ha cominciato a prendere forma. Dopo averla fissata per bene al terreno, ho aperto la cerniera dell'ingresso e sono entrato per vedere se ci stavo. Tutte le mie cose erano già dentro, e quando mi sono girato per uscire, non ero più nel mio giardino, ma nel prato del campeggio. Ho sbirciato fuori, curioso di vedere le tende delle altre persone. Guardandomi in giro, non ne ho trovate due uguali. Qua ci troviamo nei dintorni di un villaggio della campagna del Suffolk, in Inghilterra. Il posto è talmente isolato che dalla Scozia ci vogliono 3 treni e un pezzo in macchina per arrivarci. Il campo era di fronte a una fattoria di campagna ristrutturata di recente. C'erano alcuni stagni nei dintorni, ma l'acqua era troppo scura per vedere se ci fosse della vita all'interno. Queste grandi catasse di legna erano pronte per il falò notturno. Il fuoco scoppiettante ha creato l'atmosfera giusta per fare 4 chiacchiere e portato un minimo di illuminazione in quello che altrimenti sarebbe stato buio pesto. Insomma, le condizioni sono state ideali per guardare le stelle e esprimere un desiderio alla vista dell'occasionale stella cadente. Fammi sapere se vuoi venire anche te in campeggio la prossima volta e... mi raccomando...